Siamo qui al 30° congresso dell'Assion Forex con Giuseppe Castagna, amministratore delegato del gruppo BPM. Il governatore, nel suo intervento che si è appena concluso, ha fatto un appello alle banche affinché utilizzino gli utili eccezionali del 2023 per la solidità del capitale. Gruppo BPM non ha fatto eccezioni, ha chiuso il 2023 con un utile sopra l'attesa, con una cedola che è salita del 143%. Come state lavorando per consolidare la vostra posizione? Ricordiamo, di terzo polo, ma con un piano stand alone. Oggettivamente il governatore ha fatto il suo lavoro, che è quello di richiamare chiaramente alla prudenza e alla consistenza patrimoniale delle banche. Devo dire che nel nostro caso ci sono verificati due effetti particolarmente positivi. Da una parte la crescita e la redditività straordinaria di quest'anno, e dall'altra parte il fatto che pagavamo una cedola più bassa degli altri, eravamo al 50%, quindi l'aumento del 143% è dovuto dal valore assoluto dell'utile che è cambiato e aumentato, e anche dall'incremento della percentuale di cedola. Siamo molto contenti, perché era l'ultimo passo che ci mancava per entrare nel novero delle banche che danno soddisfazione agli azionisti, pur mantenendo un capitale molto forte tra il 14% e il 15%. E torniamo al discorso del governatore, al suo passaggio, dove ha indicato un peggioramento della qualità del credito per il prossimo biennio. Anche l'ABI nei giorni scorsi ha lanciato un allarme sulla crescita delle sofferenze. Per quanto riguarda il Banco BPM, ci sono indiscrezioni secondo cui potreste decidere di mettere sul mercato una parte delle attività di leasing, un pacchetto che varrebbe anche 400 milioni di euro. Come vi state muovendo? È possibile un'asta competitiva per valutare potenziali interessati? Ma insomma, sulle modalità e sulla qualità degli asset che venderemo è ancora tutto un po' in fieri. Quello che abbiamo dichiarato è che abbiamo già accantonato quello che ci servirà per dismettere in arco di piano circa 700 milioni di attivi deteriorati. Quindi su questo ora cominceremo a lavorare. Abbiamo una grande esperienza, perché abbiamo rischiato in 7 anni oltre a 30 miliardi, quindi non è un importo molto rilevante. Sul credito il governatore ha sì richiamato l'attenzione alle banche, ma anche a stare attenti a dare il credito necessario alle imprese. In un momento in cui i tassi potrebbero scendere, una possibile ripresa dell'economia deve essere finanziata anche dal credito bancario. Quindi attenzione alla qualità del credito erogato, perché altrimenti si ricreerebbero le condizioni negative di un incremento dell'NPE ratio che con tanta fatica abbiamo portato assolutamente sotto il 2%. Ecco, in un 2024 con una previsione dei tassi in calo, come dicevamo, le commissioni per le banche diventeranno centrali. Ecco, che anno sarà quest'anno? Ecco, questo sarà un anno bello da questo punto di vista, perché i modelli di banca, anche quelli commerciali, non sono tutti uguali. Ci sono alcune banche che originariamente, o come nel nostro caso, hanno costruito delle fabbriche prodotto forti che entreranno in funzione proprio dal 24 in avanti. Mi riferisco all'assicurazione vita, assicurazione danni, alla monetica, che compenseranno andando avanti nei prossimi quarter un potenziale calo di redditività di interessi dovuto all'abbassamento dell'Euribor. Quindi siamo molto ben attrezzati, pensiamo che i nostri utili crescano proprio grazie a esserci preparati in tempo.